e coordinati a collaborare con le forze dell'ordine pubblico. Capito? Non è che loro possono andare e fare i poliziotti, lo possono fare in collaborazione con i carabinieri. Si fa un'azione a spot per punire un pochettino i vostri criminali, loro possono garantire l'operazione dei sentieri in modo tale che ci sia. Questo è quello che si deve dire, consigliere, a lei. Assolutamente. Pare che se non si dà delle buone notizie non so se va via tranquillo da città. No, vabbè, sono venuto apposta anche perché, voglio dire, la battaglia deve essere comune. Oggi vengo e porto, voglio dire, la testimonianza di Regione Lombardia, ma da consigliere regionale e non, voglio dire, da presidente della Regione Lombardia o da assessore della Regione Lombardia o quello che volete. Porto, voglio dire, l'impegno su questo territorio. Parto dall'ultima questione, cioè quello che è avvenuto, poi è sempre così, ahimè, e si entra dentro nelle questioni di forza quando avvengono dei fatti che finiscono sui giornali, sulla cronaca e che vanno anche a smuovere l'opinione pubblica, anche se poi chi amministra, chi è presente sul territorio lo è 365 giorni all'anno, 366 nei bisestili. Quindi la verità è che il tema della sicurezza, che è un po' quello dello spaccio, dove poi andiamo anche a fare lo stesso sopralluogo a vedere chi vorrà venire, com'è questa situazione qua, al di là di conoscerla già. Un po' il tema della prostituzione, che è assolutamente vivo e qui vicino.